Pietro De Leo 20 maggio 2023 ci sono quelli che, a Veneto, lo chiamano Marshall of Water Plan. In queste ore, mentre Emilia-Romagna ha l'accordo con il danno del flagello e la mappa dei ritardi in termini di prevenzione, ciò che è stato fatto a Veneto è stato fatto dal 2010, da quando un'alluvione è caduta nelle aree di Padoan e Vicenza nel corso degli anni. Finora abbiamo completato 5 bacini, investito 400 milioni in opere consolidamento, 320 milioni di lavori manutenzione. All'inizio oggi, tuttavia, possiamo dire che c'è stata una svolta importante. Questo è stato testimoniato dagli eventi di impatto nel 2018, 2019 e 2020. In particolare, nel 2018 c'è stata un'importante inondazione, con danni significativi ma ancora un impatto inferiore a quelli del 2010. Naturalmente, di fronte al potere di eventi climatici estremi non è possibile trovare uno scudo che scherma completamente dal danno, ma il patut veneziano mostra che possono essere contenuti in molto. E alcune fonti vicine al dossier, stato in grado contattare, spiegare questo lavoro prevenzione è stato condotto in perfetto sinergia con i sindaci, sono stati i primi a voler dare una svolta a questo tipo, considerando Veneto molto ricco fiumi, corsi d'acqua e canali. Quindi sarà addio al governo centrale. Minaccia di Zaia sull'autonomia solo con il gioco di squadra a vari livelli amministrativi, in effetti, è stato possibile mettere in atto un lavoro di prospettiva con gli effetti che nella dimensione municipale non sarebbe mai stato possibile raggiungere. Uno stato di cose che inevitabilmente, trovate con mera osservazione dei fatti e senza alcun velo polemico, viene confrontato con ciò che è accaduto in Emilia-Romagna. Tra il 2015 e il 2022, la Regione, hanno guidato Stefano Bonaccini e PD, hanno ricevuto 190 milioni, risorse che dovevano utilizzate per piantare 23 casse, solo 12, due sono stati parzialmente in funzione, 9 devono ancora essere completati, 2 devono ancora finanziati. Il presidente dell'Ordine di Marche, Piero Farabolini, osserva: le alluvioni di questi giorni potrebbero essere evitate con una corretta manutenzione dei letti fluviali, ma non con gli interventi isolati a cui spesso assistiamo, ma dalla bocca alla fonte. Il pensiero delle aziende e la protezione dell'economia significherà anche creare tutte le infrastrutture necessarie a proteggere la risorsa idrica al fine di affrontare qualsiasi futuro periodo di siccità, mirare sempre più alla manutenzione.